Si chiamava Giancarlo Facchini, l'escursionista vicentino di 61 anni che sabato scorso ha trovato la morte in circostanze tragiche sul massiccio del Carega, imponente formazione montuosa sulle piccole Dolomiti. Era un geometra di professione con un proprio studio a Reguaro Terme, la località che aveva eletto a casa di ritorno da una carriera professionale, una vita privata costruita a lungo negli Stati Uniti. Stato d'adozione in età già adulta, aveva lasciato una decina di anni fa per rientro nella terra dove era cresciuto e dove purtroppo ha concluso nei giorni scorsi la sua esistenza. Le esequie di Giancarlo sono state programmate per mercoledì 22 luglio. Il rito funebre si terrà alle 15 nella chiesa parrocchiale di Reguaro Terme. Ad accogliere e riservare l'omaggio al feretro del 61enne saranno i parenti che vivono nella cittadina, in particolare le sorelle Gemma, Bruna, i cognati e i nipoti, i vicini della contrada Facchin, dove viveva solo negli ultimi anni, e in generale coloro che lo conoscevano e praticavano in sua compagnia gli sport che amava, come la bicicletta e le escursioni.